servirebbero più pentiti di Stato e servirebbe che poi insomma tutti questi pentiti dicessero veramente la verità. Siamo a quasi 30 anni di processi e non sappiamo ancora la verità. Io credo nello Stato, credo nella giustizia e quindi prima o poi verrà fuori. Magari io sarò talmente vecchia, no? Perché non penso che certe cose vengano fuori, è già vergognoso insomma che sono passati 30 anni e ancora non sappiamo le verità e che tra l'altro insomma tanti di loro sono fuori, quindi queste sicuramente sono delle cose che danno fastidio e fanno male e sicuramente non sono ad esempio alle nuove generazioni. E però dico noi insomma ci proviamo. Il ricordo, e non solo perché la tematica della lotta contro la criminalità organizzata, contro le mafie è quanto mai attuale e quindi in questo senso la memoria serve anche a richiamare l'attenzione su una serie di questioni che oggi, da cui oggi potremmo essere un po' lontani, il rischio della distrazione per fatti ovviamente gravi che succedono, la pandemia, la guerra in Ucraina, rimane il fatto che ci sono questioni su cui invece non possiamo distrarci. È ovvero che le mafie oggi fanno meno paura forse perché non sparano più, non fanno più saltare per aria le autostrade, ma questo non significa che siano meno pericolose. Perché ricordatevi sempre, non dimentichiamoceli, che prima dei 500 kg di tritolo di Capaci ci sono stati tanti troppi silenzi da parte di troppe persone e le mafie prosperano nel silenzio. Ci devono fare molta più paura quando sono in silenzio.